Nell'inchiesta sulla strage della discoteca sarebbe stato identificato il minorenne che avrebbe spruzzato lo spray urticante nel locale, provocando il panico che poi ha portato alla morte di 6 persone. Per gli inquirenti ci sono novità importanti sul numero dei presenti nella discoteca. I biglietti venduti sarebbero stati 680 e quelli staccati 500. Sulla manovra il vice premier Salvini sta incontrando i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali che chiedono la realizzazione. Domani il premier Conte, che prepara l'incontro con il presidente della Commissione europea Juncker, vedrà i sindacati in pressing per ottenere maggiori garanzie su crescita e lavoro. Martedì vertice da Di Maio con le piccole imprese. Oltre 1.000 arresti in Francia nel sabato di protesta dei gilet gialli. Oggi riaprono musei e negozi rimasti chiusi per precauzione a Parigi. Ora si attendono le mosse dell'Eliseo. Macron, che in un tweet ha ringraziato le forze dell'ordine, dovrebbe parlare francese tra domani e martedì, anche per disinnescare una nuova protesta sabato prossimo. Si avvicina il cruciale voto del Parlamento inglese sull'accordo per la Brexit, un voto molto rischioso perché la May è nella bufera delle contestazioni, tanto da avvertire in una intervista che un eventuale no all'intesa metterebbe il Paese in pericolo. Peraltro, secondo uno sondaggio, oggi il 52% dei cittadini inglesi sarebbe favorevole a restare in Europa. Shock e polemiche per il falò dell'Immacolata a Castellammare di Stabia, una tradizione che la Camorra ha trasformato in un messaggio di sfida allo Stato. A bruciare sulla catasta di legno c'era un manichino impiccato e la scritta "Così devono morire i pentiti". Pochi giorni fa arrestate 14 persone, personaggi della Camorra locale, ma anche imprenditori e colletti bianchi vicino ai clan. Il Napoli con 4 reti al Frosinone resta a 8 punti dalla capolista Juventus e ora pensa al Liverpool. Suicidio della Roma che si fa rimontare 2 reti nelle finali di un Cagliari 9. Ora Di Francesco è a rischio. Copione simile per la Lazio nel recupero dell'Olimpico contro la Sampdoria. Trova il vantaggio e poi si fa raggiungere stasera nel posticipo Milan-Torino. Stasera il posticipo Milan-Torino. Buongiorno e buona domenica a tutti voi. Dunque sarebbe stato identificato il ragazzo, un minorenne che avrebbe spruzzato lo spray urticante all'interno della discoteca Lanterna Azzurra, provocando il panico tra i giovani. Il fuggi poi ha provocato la morte di 6 persone, 5 ragazzi, 5 minorenni e una mamma. Il minorenne è stato trovato grazie alle testimonianze dei ragazzi che si trovavano appunto all'interno della discoteca per assistere ad un concerto. Nel frattempo però si ridimensiona il numero dei biglietti venduti, questo lo dicono gli inquirenti, mentre restano stabili le condizioni dei feriti più gravi che si trovano ancora in ospedale in codice rosso. Avrebbe un nome e un volto l'adolescente dello spray, il ragazzo che forse per sedare una rissa o semplicemente per uno sciocco gesto goliardico ha scatenato il panico alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, provincia di Ancona, nella notte tra venerdì e sabato scorsi. 6 morti, oltre 100 feriti schiacciati dopo il fuggi generale e un corrimano arrugginito che cede facendo piombare decine di ragazzi un metro più sotto, sommersi da altri giovani che speravano di assistere solo a un concerto trap ma si sono trovati coinvolti in un dramma ancora tutto da chiarire. Il ragazzo, su cui sembrano convergere le testimonianze della maggior parte dei presenti, potrebbe essere indagato per omicidio preterintenzionale. Le conferme dovrebbero arrivare domani dalla procura di Ancona, che cerca anche di capire quante persone ci fossero in quella discoteca per assistere al concerto di Sfera Ebbasta. Dalle prime indiscrezioni si era parlato del triplo dei presenti rispetto alla capienza del locale, poco più di 450 persone. Gli ultimi riscontri però sembrano togliere certezze. Dalle indagini risultano venduti un numero inferiore di quello che si è detto in un primo momento, quindi risultano venduti circa 500 biglietti. Biglietti venduti e persone effettivamente presenti, la differenza su cui lavorano gli inquirenti è questa, perché stando a quanto ci hanno rivelato fonti investigative, la prevenita aveva contato oltre 1.400 presenze. Quanti ragazzi siano entrati però effettivamente alla Lanterna Azzurra è forse ancora presto per dirlo. Al massimo c'erano
800 persone in altri eventi, ne avevamo ospitate anche molte di più senza che fosse mai successo nulla, ha detto ieri Marco Cecchini, uno dei gestori della Lanterna Azzurra, che a breve però potrebbe finire nel registro degli indagati. Per quanto riguarda invece i feriti più gravi ricoverati qui all'ospedale di Ancona, sono 7, è appena stato diffuso un bollettino medico, le loro condizioni sono stabili, seppur critiche, restano in prognosi riservata. Un 8° invece ferito, arrivato ieri in codice rosso qui all'ospedale di Ancona, le sue condizioni sono in netto miglioramento, ha detto proprio il portavoce dell'ospedale, e verrà dimesso nelle prossime ore. C'è poi il capitolo manovra, il governo avvia il confronto con le categorie economiche, con il primo vertice che si è tenuto pochi minuti fa, che si è tenuto oggi da Salvini, è stato convocato Salvini al Viminale, ci sono anche i rappresentanti delle categorie delle sale da ballo, come era stato promesso ieri da Salvini dopo la tragedia di Corinaldo. Sono presenti tutte le associazioni imprenditoriali, anche quelle che hanno manifestato a favore dell'alta velocità Torino-Lione. Domani sarà invece la volta dei sindacati che saranno incontrati dal Presidente del Consiglio Conte. Infrastrutture, lavoro, crescita, investimenti, innovazione, burocrazia. C'è questo ed altro fra le richieste che i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali hanno messo sul tavolo nell'incontro di questa mattina con il vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini. Abbiamo bisogno di infrastrutture, la TAV è un simbolo, chiediamo a Salvini un impegno sulle opere pubbliche che vanno accelerate e non rallentate, anticipato in un'intervista al Corriere della Sera Daniele Vaccarino, presidente del CNA, l'associazione nazionale che rappresenta l'artigianato. Vaccarino e gli altri imprenditori si aspettano molto dal vicepremier e soprattutto che le promesse fatte vengano mantenute. L'obiettivo è investire sul trasporto delle merci e dei viaggiatori perché solo così si rimette in moto il paese, sottolineano gli imprenditori che ci tengono a chiarire che non sono contro il governo, che nella manovra non vedono grandi criticità, anche se la preoccupazione sul futuro dell'Italia è tangibile. Per questo chiedono all'esecutivo di essere forte nel dialogo con l'Europa. Promesse che Matteo Salvini ha ribadito anche ieri in piazza a Roma, quando ha detto che il governo non farà certo mancare il sostegno ad artigiani ed imprese, chiedendo un mandato al popolo italiano per trattare direttamente con l'Europa. Adesso però bisognerà passare dalle parole ai fatti, alle misure concrete, di cui al momento non c'è traccia nella manovra approvata dalla Camera in arrivo domani al Senato, dove sarà completamente stravolta. Al di là di quota 100 e di reddito di cittadinanza, chiarisce anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, il pentastellato Riccardo Fraccaro, che preannuncia sgravi al costo del lavoro, incentivi per le imprese che faranno contratti a tempo indeterminato e un piano di investimenti per aprire cantieri in tutta Italia. Domani intanto a Palazzo Chigi ci sarà l'incontro con i sindacati, anche loro premono per ottenere maggiori garanzie su crescita e lavoro. Martedì invece Luigi Di Maio vedrà i piccoli imprenditori. Il tempo stringe, i dossier aperti sono numerosi e va trovata una soluzione al più presto, prima che il Premier Conte veda a Bruxelles, probabilmente mercoledì sera, il commissario Juncker per sottoporgli il nuovo documento programmatico di bilancio che certifichi il calo del deficit. Allora, intanto è arrivato il primo parere di uno che ha partecipato appunto a questo vertice al Viminale, presidente della Confindustria. Boccia dice che riusciamo adesso a dialogare in termini di confronto, il clima e il dialogo sono sicuramente andati bene, ora però aspettiamo i fatti. Queste appunto sono le parole del presidente di Confindustria. Dopo questo vertice ha parlato lo stesso Salvini, che ha parlato di manovra. Dal governo c'è piena disponibilità al confronto con l'Unione Europea, a limare tutto ciò che si può, ma se qualcuno pensa che con gli zero virgola si possa tornare alla preistoria, questo non è accettabile, e così appunto il vice premier Matteo Salvini. Ma a questo vertice, come abbiamo sentito, c'erano anche i rappresentanti delle categorie che sono favorevoli alla costruzione dell'alta velocità Torino-Lione. Ieri però c'è stata la grande pacifica manifestazione di tutti e coloro che invece sono contrari alla TAV. C'erano i sindaci della Val di Susa, c'erano i centri sociali e anche i pentastellati di Torino. Mancavano però i ministri del Movimento 5 Stelle. Come sapete, nel governo, se Salvini è favorevole alla TAV, invece Di Maio e i ministri del Movimento 5 Stelle sono appunto contrari. E quindi ci penserà l'analisi costi-benefici sulla TAV a dare il responso sulle intenzioni del governo.
Le piazze hanno parlato con i numeri e i messaggi. Ieri dal palco Notave, in una piazza Castello piena anche oltre le aspettative degli stessi organizzatori, le parole di Alberto Perino, lo storico leader, andavano in due direzioni. La prima, dire alle Madamin, che un mese fa avevano portato in quello stesso luogo 30.000 persone, che la sfida era stata raccolta e anche vinta dai Notav. L'altra, al Movimento 5 Stelle, che da sempre li sostiene e che adesso è al governo. Sappiamo che non è facile, ma dovete avere coraggio e fare quello che avete promesso. Noi ci accontentiamo se sospendono l'opera, punto. Poi possono sospenderla per un anno, 6 mesi, 10 anni, è una cosa. Modifiche? Sospendere non è fermare. A noi ci va anche bene sospendere, il tempo lavora per noi. Torino in questa fase è la città simbolo delle due anime opposte che non si confronteranno forse mai su un tema delicato come quello del TAV, divisivo anche nella stessa coalizione di governo. Ai politici si rivolge oggi anche una delle Madamin. Questo è il momento per la politica di prendere delle decisioni con una certa imparzialità, ma con tempi rapidi e certi. Quindi sul TAV cosa succede adesso? Non è facile prevederlo, ci sono alcune scadenze e qualche segnale. Matteo Salvini ha sempre espresso la sua posizione favorevole al supertreno. I suoi interlocutori sono le imprese, i sindaci del nord, un bacino importante per la Lega. I 5 Stelle hanno fatto dello stop al TAV uno dei loro cavalli di battaglia, diventato irrinunciabile dopo il passo indietro sul TAP per non deludere la base. Ieri Luigi Di Maio però ha strizzato l'occhio anche all'altro fronte, gli imprenditori, che ha convocato al Ministero martedì prossimo. Lavoriamo insieme, ha scritto nella lettera pubblicata dal Sole 24 Ore. Intanto l'analisi costi-benefici sull'alta velocità Torino-Lione darà il responso sulle intenzioni del governo e se la prima valutazione si potrà fare entro Natale bisognerà attendere la vigilia delle europee per una decisione definitiva. Andare avanti con i cantieri o fermarli o almeno sospenderli. Le piazze vogliono saperlo e presto. Torniamo all'incontro che si è svolto oggi al Viminale con le categorie economiche, convocato da Salvini. Il vice premier ha detto 2 ore positive con imprenditori e associazioni di categoria, incontro concreto e proficuo. Inizia un percorso comune che parte dal lavoro, stop burocrazia, sviluppo infrastrutture per rilancio dell'economia e del paese. E dunque arriviamo quindi alla manovra che è stata approvata ieri alla Camera, passa adesso all'esame del Senato, sarà modificata nel tentativo di evitare la procedura di infrazione. Cambierà molto, ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento Fraccaro. Entro domani quindi dovranno arrivare tutte le modifiche da presentare al Senato con i calcoli della Ragioneria dello Stato e dell'INPS. Aspetta un testo scritto, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker vuole vedere i conti, ma come è noto la legge di bilancio andrà riscritta. E dunque, se le trattative di Bruxelles sono ancora in corso e numeri certi non ve ne sono, bisogna aspettare. E però vale la pena di dare uno sguardo comunque a ciò che nel frattempo è stato approvato, con l'avvertenza che da domani l'intero pacchetto della manovra passa alle relative commissioni del Senato e verrà per l'appunto modificato. Anche perché ancora non c'è praticamente nulla che riguardi il reddito di cittadinanza e quota 100, ovvero i 2 cavalli di battaglia del governo. In realtà, per ciò che riguarda il reddito, una misura è stata votata, ovvero la possibilità per le regioni di assumere fino a 4.000 persone per rafforzare gli organici dei centri per l'impiego, a cui in teoria dovrebbe essere demandato il compito di collocare i futuri lavoratori. Così come per le pensioni, al momento c'è il taglio delle cosiddette pensioni d'oro che superino i 90.000 euro lordi, pochissime in realtà, appena 45.000, alle quali verrà applicato un prelievo fino al 40% della parte retributiva. Destinate a cambiare probabilmente le norme che permettono alle donne di lavorare fino al termine della gravidanza, mentre non dovrebbero subire modifiche i bonus bebè rifinanziati e passati da 1.000 a 1.500 euro per un anno, così come gli incentivi all'acquisto dei seggiolini dotati di sensore per evitare di dimenticare i bimbi in macchina. E a proposito di macchine, sarà probabilmente rivista anche la cosiddetta ecotassa sulle auto diesel e benzina e relativi incentivi a chi invece compra automobili elettriche o ibride. Tornando alle famiglie, verrà rivista la contestatissima norma che esclude aiuti per gli orfani vittime di femminicidi, mentre difficilmente verrà reintrodotta la carta sconti per le famiglie numerose, se extracomunitarie, da oggi destinata solo invece ai cittadini italiani e comunitari.
Chi ritiene di essere stato truffato dalle banche potrà fare causa, anche se ha già ricevuto un parziale risarcimento, ma il rimborso non potrà superare il 30%. La TASI, invece, potrà essere maggiorata da quei comuni che l'avevano già messa a bilancio, mentre passa dal 20 al 40% la deducibilità dell'IMU sui capannoni industriali. Adesso a Parigi, teatro della manifestazione dei gilet gialli, ma soprattutto degli scontri pesanti che ci sono stati tra manifestanti e polizia. Secondo fonti di polizia sono state fermate più di 1200 persone. Macron, il presidente Macron, che è l'obiettivo numero uno di questa protesta, dovrebbe parlare ai francesi tra domani e martedì, e anche per evitare una nuova manifestazione sabato prossimo sempre a Parigi. Intanto a Parigi si torna alla normalità, stanno riaprendo i negozi, ma anche i monumenti e i musei che ieri sono rimasti chiusi. A 3 settimane dal Natale, per la 4ª domenica consecutiva, la Francia si risveglia attonita e disorientata. La marcia dei 125.000 anche questa volta ha lasciato il segno. Negli animi esacerbati da politiche considerate elitarie e nelle città devastate da gruppi di estremisti di estrema destra, di estrema sinistra, venuti con il solo intento di distruggere ogni cosa. A Bordeaux, Saint-Étienne, Parigi, dove è stato record di arresti, 1.150 persone rinchiuse per mancanza di posto anche nei commissariati di banlieue. In gran numero domani verranno portati davanti al magistrato, avverte questa mattina il ministro dell'Interno Christophe Castaner. Diverse decine sono inoltre feriti anche tra le forze dell'ordine, tra i giornalisti, in particolare fotografi e cameraman. Seppur contenuta da un impressionante dispiegamento di forze dell'ordine, questa volta ben equipaggiate e sorrette da mezzi pesanti, la violenza ieri di certo non è mancata. A Parigi, come sabato scorso, si sono registrati gli scontri più duri sugli Champs-Élysées e nei dintorni. Uno scenario di guerra provocato da frange di estremisti che hanno messo tutto a ferro e fuoco, negozi, banche, automobili. Contrastati spesso da gilet gialli moderati che li imploravano di smettere, gli stessi che questa notte assieme agli agenti della nettezza urbana hanno ripulito la città. Siamo a Piazza della Repubblica, alle mie spalle vedete il monumento che la celebra. A questo punto, per il governo che era arrivato ad evocare movimenti insurrezionali, la grande sfida è evitare che sabato prossimo ci sia la 5ª giornata di mobilitazione dei gilet gialli, e c'è grande attesa domani per il discorso di Emmanuel Macron, che è consapevole della necessità di ridare la speranza e non solo togliere una tassa. E prosegue il difficile cammino verso la Brexit, a pochi giorni dal voto in Parlamento sul cruciale accordo tra Gran Bretagna e Europa, che è previsto per martedì. Secondo gli ultimi sondaggi, la maggioranza degli inglesi sarebbe favorevole a restare in Europa. Intanto la Premier Theresa May sarebbe intenzionata a recarsi a Bruxelles per migliorare questo accordo. Una missione d'emergenza della May a Bruxelles per tentare di migliorare un accordo che, così com'è, rischia concretamente di non passare la prova del voto del Parlamento inglese e un possibile rinvio del passaggio della Brexit a Westminster previsto per martedì, con i tori sempre più intransigenti nei confronti della Premier, che vorrebbero più determinata nella trattativa con l'Unione Europea. A 2 giorni dal decisivo voto della Camera dei Comuni, tutti gli scenari sono aperti. In una intervista al Mail on Sunday, la May avverte sui rischi di un eventuale no all'accordo con l'Unione Europea, che condurrebbe il Regno Unito in acque inesplorate, in una situazione di grave incertezza, con la prospettiva di elezioni anticipate e il rischio molto reale, dice la May, che non ci sia una Brexit. Quando dico che ci troveremo davvero in acque inesplorate se questo accordo non venisse approvato, spero che la gente comprenda ciò che credo e temo possa accadere, ribadisce con forza la May, secondo la quale il numero uno dei Labour, Jeremy Corbyn, non pensa ad altra cosa che ad elezioni anticipate, non importa a quale prezzo per il paese. Downing Street in realtà ha escluso che il voto di Westminster possa essere rinviato, smentendo quindi che in vista della missione a Bruxelles la May potrebbe annunciare a breve un rinvio. Perché l'intesa passi servono 320 voti e il governo può contare su 315 deputati conservatori, il cui voto è assai incerto.
incerto. L'occasione per l'estremo tentativo negoziale sarebbe offerta dal Consiglio europeo in programma giovedì e venerdì. Il Sunday Times sostiene che in caso di un fallimento del viaggio a Bruxelles, la Premier potrebbe considerare un secondo referendum. Due le ipotesi di quesito: la prima, offrire agli elettori la scelta tra l'accordo con l'UE o la permanenza; la seconda, un divorzio dall'UE senza accordo o la permanenza nell'Unione Europea. Secondo un nuovo sondaggio BMG, oggi il 52% dei cittadini inglesi sarebbe per il Remain. Torniamo in Italia per parlare di quanto è successo ieri a Castellammare di Stabia. Parliamo di un oltraggio della Camorra nei confronti dello Stato, soprattutto nei confronti dei collaboratori di giustizia che hanno aiutato le forze dell'ordine in una indagine che ha portato agli arresti la settimana scorsa. In altre parole, è stato bruciato un manichino con la scritta "antipentiti". Sono segnali di insofferenza per i successi dello Stato. Queste sono le parole del procuratore antimafia Caffiero De Raho. Nessuno ha voglia di parlare, l'atmosfera è di paura a Castellammare di Stabia dopo il botta risposta stato Camorra. Il blitz della polizia venerdì che ha portato ad una raffica di arresti infliggendo un duro colpo al clan d'Alessandro. La reazione che arriva subito con un messaggio fin troppo chiaro per intimidire chi rompe il muro di omertà. Un messaggio affidato ad un cartello durante i tradizionali falò dell'Immacolata, una minaccia in poche righe: così devono morire i pentiti, bruciati. Ecco cosa rimane del falò, pezzi di legno utilizzati per appiccare il fuoco, e nel quartiere non c'è nessuno in strada. In manette erano finiti i capi di 4 clan dell'area stabiese che fanno affari con il racket. Nel mirino in particolare un imprenditore, Adolfo Greco, che nell'81 fu tra i protagonisti della trattativa con la Camorra, le Brigate Rosse e lo Stato per la liberazione dell'allora assessore regionale Ciro Cirillo, incastrato da 2 pentiti che poi erano anche i killer del consigliere comunale PD Tommasino, ucciso 9 anni fa in un agguato. Alla guida dell'assessorato alla legalità da pochi mesi è Giampaolo Scafarto, il maggiore dei carabinieri del NOE del caso Consip. Si tratta di un episodio che riguarda un quartiere che ha grandissime difficoltà, che è impermeato dalla Camorra, ma che comunque nel quale vivono anche tante altre persone per bene. L'episodio è un episodio gravissimo sul quale tutti quanti noi abbiamo espresso il nostro rammarico, il nostro disgusto. Sicuramente ci sarà una reazione da parte di tutti quanti. Sicuramente gli amministratori di Castellammare, oggi siamo noi, ieri erano altri, non possono essere lasciati soli in questo compito difficile di debellare, di arginare la criminalità organizzata. Noi la criminalità organizzata la vogliamo combattere e la stiamo combattendo. Scafarto dice di aver più volte chiesto l'intervento del governo e delle istituzioni con la riunione di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ma senza esito. La nostra richiesta purtroppo non è stata ascoltata, non è stato convocato nessun comitato provinciale. Indignato il sindaco di Castellammare. Sicuro che sarà forte la reazione delle forze dell'ordine e delle istituzioni, perché Castellammare ha voglia di riscatto. Sull'episodio indaga la procura napoletana. Siamo alla pagina sportiva con il campionato di calcio. Nei 3 anticipi di ieri, il Napoli si è riportato a 8 punti dalla Juventus, superando il Frosinone per 4-0, male le romane che sono state entrambe rimontate nei minuti finali. Tra i marziani della Juve e la normalità delle altre squadre c'è il bel Napoli di Carlo Ancelotti. La facile vittoria sul Frosinone ha permesso di riportare lo svantaggio dei bianconeri a 8 punti e mettere un fossato di 6 lunghezze tra sé e l'Inter. Non è ancora il tempo di bilanci definitivi, anche perché il primo vero bivio stagionale sarà martedì sera contro un Liverpool in netta ripresa. Ma è indubbio che i meriti di Ancelotti sono già evidenti. Il primo è essere andato oltre il sarrismo, con piccoli e continui cambiamenti mitigandolo, smussandone gli eccessi, recuperando giocatori dimenticati da Sarri come un as, il migliore, nella gara con il Frosinone. E ora Ancelotti può contare anche sul pieno recupero di Goulam, uno che sa crossare come pochi al mondo. Il sabato calcistico ha anche raccontato il momento difficile delle squadre romane. La Roma a Cagliari ha ribadito i soliti limiti, l'incapacità di gestire i momenti difficili, la poca personalità. Ha giocato 70 minuti brillanti, segnando 2 reti e 20 minuti deprimenti. Subire una rete in pieno recupero con un avversario in 9 è una barzelletta, fatto sapere da Boston il presidente Pallotta. Parole dure che fanno intendere che il tempo di Di Francesco sta per scadere. I tifosi parlano di vergogna, invocano l'arrivo di Antonio Conte, il tecnico da parte sua sembra un disco rotto.
ripete ormai settimanalmente che la squadra è mentalmente fragile, dimenticando però un piccolo dettaglio, che il suo mestiere sarebbe quello di risolvere i problemi e non enunciarli. Da oggi la Roma è in ritiro, anche se andarci non sempre aiuta, e la Lazio ne è la dimostrazione. Giocatori svogliati, altri fuori forma, altri ancora all'ombra di se stessi, confusione e caos fanno da corollario a una squadra che non vince da oltre un mese. Per battere la Sampdoria non è bastato nemmeno segnare al minuto 96 rigore di Immobile concesso con l'aiuto del VAR e giocare con un uomo in più. La rete di Saponara al 99esimo ha azzerato l'illusione. E così ad approfittarne stasera potrebbe essere il Milan del bravo Gattuso. Battendo il Torino in una gara segnata dal ricordo di Gigi Radice, si porterebbe a un punto dall'Inter. In campo tornerà Higuain dopo la squalifica. In tribuna ci sarà il nuovo acquisto, il brasiliano Paquetà, sbarcato stamattina a Malpensa. La 15ª giornata saluterà anche il ritorno in Italia di Cesare Prandelli. Il suo compito è rilanciare il Genoa. Ma stasera si gioca a Madrid in campo neutro il superclassico delle polemiche che vale la Coppa Libertadores Bernabéu, blindato per accogliere la sfida tra Boca Juniors e River Plate, rimandata più volte per gli incidenti fuori dallo stadio. Un superclassico davvero come mai prima. Quello che un mese fa era semplicemente, si fa per dire, il più superclassico di tutti i superclassici, il primo confronto di sempre tra Boca Juniors e River Plate nei 58 anni di storia della finale di Copa Libertadores, è diventato una vergogna in mondovisione. Dopo il 2-2 dell'andata in casa del Boca, già nato sotto una cattiva stella per le condizioni meteo che avevano obbligato al rinvio di 24 ore per impraticabilità del terreno della Bombonera, il match di ritorno in casa del River, a sua volta vietato ai tifosi ospiti, è saltato a causa degli scontri in strada con assalto del pullman del club xeneise e lanci di sassi e gas urticanti. Dopo un rinvio di 24 ore, buono giusto a fare scattare le richieste di vittoria a tavolino da parte del club gialloblu, ultimo ricorso respinto dal tribunale arbitrale solo ieri, l'impossibilità di garantire la sicurezza ha portato la CONMEBOL, la Confederazione Sudamericana della FIFA, a decidere per il trasferimento a Madrid della finale di ritorno. Una decisione che forse è un rimedio peggiore del male, non solo perché ha scontentato le tifoserie, ovviamente quella del River ma anche quella del Boca, Tevez ha parlato di scelta folle, ma anche e soprattutto perché è una ammissione della incapacità di federazione e autorità di garantire la sicurezza del match in patria. Una soluzione che tra l'altro non cancella del tutto i problemi di ordine pubblico. Alcuni capi tifosi già schedati in Argentina sono stati rispediti al mittente al loro arrivo in Spagna, mentre saranno comunque 2.000 i poliziotti schierati, cecchini compresi, per governare i fan di entrambe le squadre, arrivati sia da oltreoceano che da molte comunità argentine sparse per l'Europa. Tutti in attesa di poter finalmente festeggiare un trofeo, sarebbe il 7° per il Boca, il 4° per il River, che è già entrato nella storia, ma non per i motivi sportivi che tutti avrebbero detto. Desiderato. Un superclassico davvero mai visto prima e soprattutto come si spera di non vederlo mai più. E noi ci fermiamo per qualche minuto, tra poco. Bentrovati, c'è tempo per una ultima ora che riguarda la tragedia nella discoteca Lanterna Azzurra. Secondo la testimonianza del DJ del locale, che tra l'altro è figlio di un dei gestori, il ragazzo avrebbe spruzzato lo spray per rubare la catenina ad un altro ragazzo. Questa però è la testimonianza appunto del DJ del locale, che deve essere naturalmente poi confermata dagli inquirenti. È tutto per oggi, la prossima edizione del telegiornale alle 20. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti voi.